Salve amici e benvenuti a una nuova puntata di The Sims 4. Oggi giocheremo con il regno della magia, ragazzi. Ebbene sì, io arrivo sempre in ritardo su tutte le cose, però finalmente mi sono decisa a realizzare questa miniserie sul pack dedicato alla magia. In realtà ci ho messo un po', in primis perché mi stavo dedicando in particolare alla di Cates, e poi perché sapete che prima di mettermi a giocare, di comunque iniziare anche solo una piccola serie, io preferisco preparare bene il tutto, la sigla, i personaggi, la storia. E quindi non affitto mai. Comunque, siamo qui con i nostri due principali protagonisti che fra poco andremo a conoscere in questo fantastico regno. Allora, premetto che io non ho ancora mai giocato qui nel regno della magia, quindi andrò a scoprirlo in diretta con voi. Allora, qui possiamo andare ai giardini, mentre qui al vicolo degli incantatori, e io direi di buttarci subito nel vicolo. Ed eccoci qui, ragazzi, questo è il vicolo degli incantatori, ovvero la Diagon Alley dei Sim. E adoro, ragazzi, quanto ho adorato Diagon Alley, non lo so. E questi sono tutti i negozietti dove i nostri protagonisti potranno acquistare tutto l'occorrente per la scuola di magia. Poi ve li andrò anche a presentare, promesso. Comunque, vediamo un po'. Compra bacchette, Tommy e famigli. Qui invece scopre cristalli e qui gli ingredienti per le pozioni. Adoro, adoro. Allora, direi di cominciare da qui e andiamo a comprare. Qui ci servirà un bel fantasmino. Ma che bellezza! Eccoci qui con la nostra Emily. E allora, ragazzi, possiamo comprare bacchetta della creazione astrale forgiata da pietre lunari e impregnata di vapori astrali. Questa bacchetta è dotata del potere di 1 milione di galassie. No, io voglio questa per lei, assolutamente. Invece, la bacchetta d'osso è leggermente più robusta della variante in legno classico. Non fare domande sulla provenienza delle ossa. Questa invece è realizzata secondo le usanze dell'antichità. Credo che per il nostro lui prenderemo quella semplice. Diciamo, lui non bada tanto a queste cose. Poi, globo familiare del corvo, foriero di profezie e di sventure. Ok, credo per avere il famiglio. Questo è per il gufo, ha un forte legame con la luna. Pressoché impossibile distinguere le reali sembianze di una fata. Ok, magari vediamo i tomi. Tomo dei bisogni abbondanti, possiamo acquistare questo. Per i famigli, poi vediamo un attimino. Grazie per aver fatto acquisti. Ok, allora vediamo scope e cristalli. Allora, diamante, mocio magico. Scopa classica in legno, ma sì, prendiamo una bella scopa classica. E poi qui abbiamo gli ingredienti per le pozioni. Vediamo un po', ragazzi, ma guardate che meraviglia qui, la sedia e la lampada sospese in aria. Allora, frutto del drago, mela, pozione dell'epurazione, reimposterà tutti i punti degli extra. Va bene, semmai per queste cosine aspettiamo un po'. Adesso veniamo qui. Allora, ragazzi, poi ho deciso di prendere per lei il globo familiare della fata, ma sono prima curiosa di provare la bacchetta. Usa sempre le bacchette. Guardate che carina. Che carina con questa bacchettina. Adoro, ragazzi.
Lega il famiglio. Allora, da un nome al famiglio è pressoché impossibile distinguere le reali sembianze di una fata immersa nell'energia pura, al di là delle sue ali magiche. Nelle sue vicinanze si percepisce solo qualcosa di paragonabile ad una tenue scintilla. Mormora. Sì, è carino. Però non so come attivarlo. Ah, ecco qui, invoca. Oh, che carina! Carinissimo, ragazzi, adoro. Vediamo qui che dice. Famiglia attivo. Il famiglio di Emily la riempie di fiducia in se stessa. Molto bene. Poi vediamo lui. Ah, lui ha caldo, poverino. Ok, si è vestito da caldo, molto bene. Allora, usa sempre le bacchette e lega il famiglio. Per lui ho scelto il gufo, dà un nome Bubbolo. Ma sì, che carino. Allora, adesso vediamo subito. Invoca. Per lui ho scelto la bacchetta semplice perché, come vi dicevo, non è interessato a queste cose. Ma guardate che tenero il gufetto! Allora, anche loro riempie di fiducia in se stesso. Ok, ragazzi, molto bene. Allora, eccoci qui tornati al quartier generale e vediamo un po'. Questo signore è un saggio della magia pratica. Ok. Qui si stanno esercitando e questo signore è saggio della magia indomita. Allora, ragazzi, sono curiosa di capire, sì, più che curiosa sono indecisa su quale tipologia di magia far scegliere ai nostri ragazzi. Da quello che ho capito, la magia pratica è il tipo di magia più altruista e comprende incantesimi atti a facilitare azioni per se stessi o per altri. La magia maliziosa è utile per tormentare altri sim giocando con i loro stati d'animo, mentre la magia indomita annovera sia magia dagli effetti positivi che negativi e pertanto è senza un orientamento specifico. In base alla indole dei nostri ragazzi, mi piacerebbe provare la magia indomita con Emily e la magia pratica, eccoci qui, con Aaron. Allora, dobbiamo innanzitutto fare un po' amicizia con il mago, ecco. Quasi quasi mi piacerebbe sfidare a un duello magico, un duello amichevole. Vediamo come se la cava Aaron. Oh, poverino! Beh, c'era da aspettarselo. Certo, con queste ciabattine, proprio look mare. Oh, poverino. Beh, ovviamente ha perso, ragazzi. Vabbè, ce lo aspettavamo. Adesso mandiamolo un secondo in bagno e poi vediamo. Non posso condividere la mia conoscenza con chi che sia, cominciamo col familiarizzare un po' e vedrò se sei all'altezza. Ok, quindi ancora non bastava. Allora, mandiamo anche lei in bagno e poi torniamo da lui. Allora, discuti degli interessi, vediamo se siamo a buon punto. Ragazzi, però non lo posso vedere vestito così. Cioè, oh. Aaron ha scoperto un nuovo incantesimo, strofinamento. Allora, il libro degli incantesimi di Aaron. Un incantatore non può nulla senza il proprio fidato libro di incantesimi, il quale raccoglie tutti i sortilegi, i rituali e gli elisir che ha imparato. Gli incantatori possono imparare nuovi incantesimi e ricette di pozioni leggendo tomi magici, parlando con i saggi o esercitandosi con la magia. Quindi, magia pratica, progresso 1 di 9. E abbiamo appunto imparato l'incantesimo dello strofinamento, ovvero rendi immacolato qualcosa o qualcuno. Ah, ok, di recente il saggio ti ha insegnato un incantesimo, torna più tardi per impararne altri. Ok, molto bene, proviamo lo strofinamento.
Sanctus Corbello. Ha sbagliato? Oh, Henbe Flurba? Ha sporcato tutto. Ma che è successo? Va bene, lasciamo stare. Allora, per quanto riguarda lei invece, dobbiamo fare più amicizia con il nostro maghetto. Magari possiamo sfidarlo a duello, così per la conoscenza. Wow, alla nostra Emily! Eccola lì, povera, distrutta. Agonia sconfitta per aver perso un duello magico. Essere sconfitto in un duello è una delle esperienze più frustranti per qualsiasi incantatore. Continua a esercitarti nella magia per avere una probabilità maggiore di vincere i duelli. Ok, adesso, ecco qui. Emily ha scoperto l'incantesimo Zip Zap. Ok. Imbriglia l'energia elettrica e dai la scossa a qualcuno. Dai, che carino. Proviamolo subito. No, ha preso la scossa da sola. Deve esserci parecchia energia statica nell'aria. È stata una bella scossa. Ora è stordita. Allora, eccoci qui nel cast per conoscere meglio i nostri due ragazzi protagonisti di questo regno magico. Allora, lui è Aaron Parker. Ovviamente il suo desiderio è quello di studiare incantamento e stregoneria, e quindi è veloce a imparare, è un sim buono, topo di biblioteca e smanettone, e ovviamente è un mago. Potete vederlo qui in tutto il suo splendore, e sotto questi bei folti capelli possiamo notare una piccola cicatrice che vi mostro, ecco, senza i capelli, che lui, ecco, copre con questo bellissimo ciuffo. Questo è il suo primo outfit quotidiano. Questo è il secondo, che usa come divisa all'interno della scuola di magia, che vedremo dal prossimo episodio probabilmente. Come abito formale è sempre questo, sportivo è così. Da notte, eccolo qui, con questi occhialini che usa più che altro per leggere o per studiare. Da festa ha questo gilet e i pantaloni, sì, sicuramente nuovi, perché ho usato tutti o quasi gli abiti usciti con il pack. Da mare non ci interessa molto, per il clima caldo è così, e per il freddo, eccolo qua. Lei è Emily Parker, anche lei sogna di studiare incantamento e stregoneria, è veloce a imparare, è un genio, è perfezionista e snob, anche lei è una maga, anche se non propriamente, è una cosiddetta babbana, se vogliamo parlare in termini Harry Potteriani, così per dire. Perché è figlia di un mago e di una donna comune. I due ragazzi sono cugini perché i loro genitori sono due maghi e sono fratelli. Quindi ecco qui Emily con questo ciuffetto. Mi piace un sacco questa pettinatura. Questo è il suo outfit quotidiano. E questa è la sua divisa per la scuola. Formale così, guardate che carina, adoro questo abitino e ha i capelli sciolti. Abiti sportivi, ha questo maglioncino con il gattino nero. Da notte è così, da festa ha sempre questo vestitino ma color bordeaux abbinato al rossetto. Il costume da bagno, per il clima caldo sempre abitini usciti con il pack, e clima freddo le ho messo questo vestito qui.
Niente ragazzi, dal prossimo episodio sicuramente andremo a conoscere meglio la vita di questi due ragazzi. Inizieranno la scuola di magia e quindi faranno anche nuove conoscenze. Sono molto curiosa. Per questa puntata direi di salutarci qui. Scrivetemi nei commenti tutto quello che possiamo scoprire insieme con il pack, perché come vi ho detto io non ho ancora giocato in questo senso, perciò se avete dei segreti, consigli, suggerimenti su tutto quello che possiamo fare insieme, io ne sono felicissima. Iscrivetevi al canale se non lo siete già, lasciatemi un commentino, un pollice in su. Io vi mando un grande bacio e alla prossima puntata!